Salve a tutti ragazzi e bentornati nell'angolo degli unboxing. Siamo qui con un nuovo pacco e come da titolo, che cosa c'è dentro il pacco? C'è un portatelefono da moto. Allora, andiamo ad aprire intanto il pacco. Ho preso questo oggetto perché sono ripassato da moto a scooter e quindi... cioè da scooter a moto, scusate. E quindi ne avevo bisogno perché altrimenti non so assolutamente come interagire col mio telefono. Adesso apriamo il pacco e ve lo faccio vedere nel piccolo con l'altra cam. E come al solito la scatola, prima o poi spaccherò qualcosa. Eccolo qua, allora questa è la confezione, forse devo alzarvi leggermente la cam. Pam pam pam, eccoci, eccola qua. Allora, andiamo ad aprirla e vediamo com'è composto. È della Givi, dovrebbe essere molto buono. Non l'ho pagato pochissimo perché l'ho pagato tipo 40 euro, mentre altri ne costavano 10-12. Vabbè, tutto il libretto di istruzioni che facciamo partire subito. Allora, questo è l'oggetto principale, ma andiamo prima a vedere che cosa c'è qui nella scatolina. C'è questo pezzo che è un pezzo di gomma, poi capirò bene a che cosa serve. E c'è il classico, vabbè, c'è questo coso che pure devo capire che cosa sarà. Mettiamo qua. E c'è il classico attacco da moto. Vedete, per metterlo sul manubrio, qui all'interno si infila il manubrio. Allora, l'unica cosa, adesso vado un attimo a svitare le viti per vedere, sì, ecco, praticamente si vanno a svitare queste, se riesco. Ok, e qui si infila il manubrio. Allora, e qui si metterà sicuramente, questo è l'attacco per... adesso devo capire bene come funziona. Qui si svita, e questo qui, eccola qui, alla testa flottante, insomma. Questo è invece il portatelefono. È antiacqua e il materiale mi sembra molto buono. Quello che mi ha un po' deluso è questo, perché mi sembra molto plasticoso e per 40 euro mi aspettavo un po' di meglio. Però andiamo ad aprire anche questo. E dentro troviamo questa sacchetta. Ah, mi sa che questo è il vero antiacqua, quindi andrà messa una protezione in più probabilmente. Adesso capiremo anche come. E questo niente, è da buttare, insomma, la solita cosa col gel. E questa cordina, pure questa devo capire bene come si va a montare. Allora, facciamo una prova col mio telefono. C'entra alla stragrande, vedete, ci va perfetto l'iPhone X. Proprio... e il touch non è responsivo, che bello. Vedete, questo è un difetto, perché non... oddio, forse... devo capire un attimo, vediamo un attimo. No, allora, adesso stavo al contrario, però il touch è responsivo, eccolo qua. Non è la responsività, scusate, migliore del mondo, però vedete, andiamo su WhatsApp, switchiamo, Facebook, switchiamo, Instagram, switchiamo. Quindi, se dobbiamo usare, che ne so, Waze per andare in moto, lo possiamo usare tranquillamente. Facciamo una prova, e, che ne so. GPS non trovato, vabbè, ok, comunque funziona, per 40 euro non mi aspettavo di meno, ero rimasto deluso che non funzionasse. Devo capire un attimo tutti questi accrocchi a che cosa servono, magari ci rivediamo fra pochissimo e ve lo spiego. Allora, l'unica cosa che non ho capito a cosa serve è questa gommina qui, perché nelle istruzioni non ne fanno proprio menzione. Tutto il resto adesso vi spiegherò a cosa serve. Per la verità nemmeno questa dicono a cosa serve, però io credo che sia un diciamo proteggi case ulteriore, magari per la pioggia. Vabbè, questo già ve l'ho spiegato, qui si può attaccare sia allo specchietto che al manubrio. Adesso ho staccato tutto, però va bene, è così. E poi ha la testina appunto flottante, che poi si va a fissare tramite la vite nella posizione in cui più ci piace. Questo, adesso ho capito a che cosa serve, è da attaccare sempre o allo specchietto o al manubrio, e questo gancio verrà attaccato a questo gancio qui, in modo che se per qualsiasi motivo si va a sganciare
comunque rimane attaccata alla moto, altrimenti ci perdiamo il telefono e questa non è una gran cosa. Inoltre, per ad esempio chi ha l'iPhone 7, 8, 6 e così via, c'è questo piccolo adesivo che va andrebbe attaccato, diciamo, qui in corrispondenza del tasto virtuale per aiutare la pressione del tasto. Nel mio caso non mi serve perché ho l'iPhone X e non ho il tasto. Questi due cosini non ho capito a che servono, cioè non c'è scritto, ma secondo me vanno poi messi qui per coprire le viti. Vedete, queste viti sono scoperte, con questi cosini le andiamo a coprire, l'ho intuito da me perché non c'è scritto. E ripeto, non capisco a che cosa serva questo e non c'è scritto niente nemmeno di questa, ma sicuramente, ripeto, è una protezione in più. Devo capire se anche questo da solo è antiacqua o se va messa per forza questa, perché questa cosa è fondamentale. Adesso lo capirò e ve lo spiegherò. Quando ve lo spiego non si sa, magari in un video futuro, se vedete qualche mio motovlog. Che dire, il materiale mi sembra molto buono. Qui c'è anche, diciamo, un ulteriore, vedete, questo qui si apre. Aspetta, ve lo faccio vedere dall'altra cam. Vedete, qui c'è tipo un doppio fondo. Allora, qui è morbido, quindi è per non rovinare il telefono. La parte qui invece ha delle viti. Però qua sotto, ad esempio, che ne so, non vi volete portare il portafoglio, dei documenti, li potete anche eventualmente mettere qua. Poi ci andate a rifissare il velcro, così, e sopra ci mettete il telefono, quindi vi potete, può anche servirvi da piccola taschina d'emergenza. Eccoci qui, signori, siamo al montaggio. Inseriamo la chiave, anche se fondamentalmente non serviva. Allora, questo è l'attrezzo, questo è il cordino che per ora posiamo qua. Togliamo i due pirulini e iniziamo a svitare. I pirulini adesso li metto un attimo qua, se no me li perdo. Ok. Allora, ne basta praticamente, vabbè, un po' vanno svitati tutti e due, però poi basta praticamente svitarne uno fondamentalmente, in modo da riuscire ad aprirlo, ecco qua. E poi andiamo, adesso io lo vorrei mettere qua in teoria. Allora, questo va svitato. Questo può ruotare, quindi va in qualsiasi posizione. Allora, andiamo a mettere questo coso qua. Ovviamente non si stringono più. Salve. E poi andiamo a agganciare il nostro attrezzo. Vedete? Possiamo ruotarlo poi come ci pare. Quindi così andrà benissimo. Andiamo quindi a fissare la ruota dietro. Adesso vi faccio vedere. E a questo punto questo è rigido. Questo naturalmente io lo attaccherò qui, perché sennò me lo fregano. Quindi ogni volta, diciamo la mattina o quando mi serve, io farò di questo. Attaccherò questo qui e poi questo lo attacco magari qua, in modo che se malauguratamente questo si dovesse sganciare, rimane appunto attaccato. Vedete? Proviamolo anche con il telefono, andiamo ad aprire. Andiamo a inserire, sto mettendo al contrario, a inserire e bloccare il nostro telefono. Ecco qua. Purtroppo rimane un po' staccato. Vediamo se possiamo ovviare a tutto ciò. Forse ci dovrò mettere uno spessore, perché così il touch non funziona, vedete? Quindi dovrò sicuramente metterci uno spessore dietro per far sì che il touch sia più responsivo, perché in questo caso non va, proprio non va. E detto ciò, ci rivediamo a casa. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi darò poi feedback più avanti, sempre sul mio canale, su questo oggetto.
per ora mi sembra abbastanza buono, mi ha deluso, ripeto, solamente questo troppo plasticoso per una quarantina d'euro, però magari funziona alla perfezione, quindi non me ne potrò lamentare. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete con gli amici, e se non siete iscritti al canale e vi interessano recensioni, vlog e così via, iscrivetevi. Ciao a tutti, alla prossima!